Amici di Spazio Juve, un caro saluto da Corrado Parlati. Con la sua inconfondibile voce ha narrato le imprese della nazionale per oltre 20 anni. La sua carriera da telecronista inizia il 9 aprile 1970, quando commentò uno spareggio di Coppa Italia disputatosi tra Bologna e Juventus sul campo neutro di Como. Siamo in collegamento telefonico con Bruno Pizzul. Pronto Bruno? Salve, salve, buonasera, grazie per avermi rinfrescato la memoria su questi dati che sono datati nel tempo. Il 16 giugno inizia l'avventura dell'Italian Confederation Cup. Quante possibilità hanno gli azzurri di vincere questo trofeo e soprattutto quanto è importante questo step in vista dei mondiali del 2014 per i ragazzi di Mister Prandelli? Sì, non voglio dire che quantificare percentualmente quante possono essere le possibilità della nazionale di prendere di aggiudicarsi la vittoria in queste competizioni è un'operazione quantomeno rischiosa, no? Io però sono convinto che l'Italia possa fare una buona figura, magari arrivare fino in fondo e anche togliere la vittoria, però credo che sia importante, soprattutto vista anche la caratura degli avversari, che la nostra nazionale continui questo tentativo di riuscire a trovare un moto che sia propositivo, che magari non siamo tanto abituati a vedere nel nostro campionato, dove le tattiche di copertura sono spesso esasperate. La nazionale ha fatto vedere di avere delle buone potenzialità. È chiaro che al cospetto di avversari così forti dovrà dare il meglio di sé. Quindi io sono fiducioso che possa fare buona figura. È importante, soprattutto, ripeto, al di là di quelle che possono essere le possibilità di vittoria finale, che l'Italia cresca anche nella considerazione generale, qualcosina di buono la nazionale di Prandelli si è fatto vedere e speriamo che in questo importante appuntamento, oltreoceano, si possano confermare le cose positive fatte vedere finora. Tra i volti nuovi portati in nazionale da Mister Prandelli, c'è qualcuno che crede possa diventare un elemento fondamentale per gli azzurri? Alcuni giovani, no, che possono far bene, io penso però che non sia il caso di caricarli di eccessive aspettative. È fuori di dubbio che un elemento come Balotelli può fare la differenza, no? È chiaro però che anche lui dovrà cercare di mettersi un po' a posto anche sul piano comportamentale della testa, però credo che non sia il caso di sottolineare quelle che possono essere le individualità, quanto piuttosto la necessità e la speranza che Prandelli riesca a dare una fisionomia di squadra al collettivo. Ci sono sì alcuni elementi che possono ben figurare e d'altra parte, insomma, anche negli appuntamenti internazionali degli azzurri si è visto che la nostra non è sicuramente una super nazionale, ma è una squadra che ha una sua dignità e che può fare bene. La nazionale, dal giorno dell'arrivo di Mister Prandelli, è in costante crescita e si è passati dalla delusione dei mondiali del 2010 al secondo posto degli europei del 2012. E il tecnico, oltre ad aver portato tanti volti nuovi in nazionale, ha soprattutto introdotto un codice etico. Quanto è stato importante il suo lavoro? Sì, è importante anche questa storia del codice etico che inevitabilmente qualche volta può andare incontro anche a momenti, no, di difficile gestione, perché magari si può avere l'impressione che non siano stati usati gli stessi pesi e le stesse misure per tutti i giocatori, però sul piano delle intenzioni è lodevole. Io credo che sia di fondamentale importanza per la nazionale recuperare la simpatia della gente anche attraverso i comportamenti dei giocatori sul campo e pertanto condivido appieno la scelta del codice etico, fermo restando che ci sono delle situazioni in cui è difficile, no, magari applicare in maniera rigorosa il codice etico stesso, soprattutto quando viene a toccare dei giocatori importanti, però va condiviso e sicuramente Prandelli, insomma, va aiutato a portare avanti questo tipo di discorso che è importante non soltanto per la nazionale ma anche per quella che è, direi, la cultura sportiva e calcistica.
politica di noi tutti. E la nazionale è il simbolo del calcio italiano e quindi è da lì che bisogna, insomma, recuperare anche sul piano comportamentale gli atteggiamenti giusti da parte dei giocatori. E chi sbaglia è giusto che paghi, saltando una o due convocazioni in nazionale. Capitolo Juve. Negli ultimi giorni ai bianconeri sono stati accostati Jovetic e Higuain, ma resta viva la pista Tevez. Tra questi tre calciatori, chi può far fare realmente il salto di qualità alla Juventus? Ma io sarei propenso a puntare su Higuain, perché è un giocatore che ha delle potenzialità straordinarie. È chiaro che anche Jovetic ha del talento, ma è un giocatore che va spesso incontro a degli appannamenti di forma e di convinzione. Lui proviene da quel mondo dell'ex Jugoslavia che ha prodotto sempre enormi giocatori, ma molto spesso anche giocatori che magari sul piano della continuità di rendimento non sono stati capaci di mantenere tutte le promesse. Higuain invece credo che sia già maturo e credo soprattutto che sia il tipo di giocatore che serve alla Juventus per trovare, no, quella capacità di giocare un calcio con riferimenti offensivi più costanti di quanto non sia avvenuto anche nell'ultimo campionato, dove pure la Juventus ha fatto benissimo. Quindi io penso che Higuain possa davvero arrivare perché e dare alla Juve una mano importantissima. Un altro calciatore che sembra essere ad un passo dal vestire la maglia bianconera è Alessandro Diamanti. Secondo lei può essere realmente utile alla causa ed è arrivato per lui il momento del definitivo salto di qualità? Quello sarebbe un arrivo estremamente interessante, anche perché Diamanti è un giocatore che ha delle qualità che noi tutti abbiamo imparato a conoscere, ma al tempo stesso è un tipo di giocatore che in qualche maniera si può definire di difficile collocazione e gestione tattica. No? Sappiamo il rigore che ha Antonio Conte anche nella distribuzione dei ruoli, dei compiti dei propri giocatori. Diamanti è uno che comunque in campo va lasciando giocare un po' secondo quello che è il suo istinto. E pertanto sarebbe molto molto interessante davvero vedere come i due, l'allenatore della Juve, no, così rigoroso, e il giocatore in arrivo, così pieno di fantasia, di estro, di improvvisazione, si combinano fra loro. Però sicuramente Diamanti è un giocatore che può tornare utile alla Juve, anche perché è uno che può far saltare le trie tattiche agli avversari, proprio con la sua imprevedibilità. Allora, purtroppo in Europa è stata evidente la differenza tra le squadre italiane e quelle tedesche. Se Bruno Pizzul fosse il presidente della FIGC, quali sarebbero le tre riforme che applicherebbe per abbattere lo spread tra il calcio italiano e quello tedesco? Ma intanto una riorganizzazione di quelli che sono i settori giovanili, magari attraverso la formazione che hanno fatto in Germania di più centri federali, dove i ragazzi vengano affidati a degli allenatori e a degli educatori, no? Molto esperti, che poi adottino anche delle tattiche e delle didattiche calcistiche che siano uniformi. E poi nei limiti del possibile caldeggerei proprio un miglioramento della situazione generale per quanto riguarda anche l'impiantistica sportiva. La Juve ha verificato, no, quanto sia importante avere per esempio uno stadio funzionale di propria proprietà e via dicendo, e quindi cercherei in tutti i modi di caldeggiare e aiutare che tutte le società calcistiche che vanno per la maggiore abbiano uno stadio di proprietà. E poi perché no, magari un allargamento di quello che prima abbiamo definito codice etico, no, da parte di Prandelli, sì, anche a quelle che sono le situazioni del calcio normale, no, in campionato, in coppa e via dicendo. Abbiamo bisogno di trovare una maggiore serenità, una maggiore tranquillità, e in qualche modo i giocatori devono essere aiutati anche
assumere comportamenti e atteggiamenti che siano più consoni a una realtà sportiva, al fair play e via dicendo. Non sarebbe male, per esempio, se si riuscisse anche a indurre i nostri giocatori a essere più portati ad aiutare gli arbitri, no? Da noi abbiamo questa polemica arbitrale che fiorisce praticamente domenica dopo domenica, ma bisogna dire che i nostri arbitri non è che siano molto aiutati dai nostri giocatori, che qualche volta danno l'impressione di metterci il massimo del loro impegno, non tanto a giocare bene quanto a trarre in inganno gli arbitri con simulazioni, urlacci e via dicendo. Quindi un codice etico potrebbe essere una delle riforme? Allargato, potrebbe essere, sì, ma ne sentiamo la necessità e il bisogno un po' tutti. Riagganciandoci al tema degli stadi, al momento solo la Juve ha un impianto di proprietà, mentre per l'Udinese è in fase di realizzazione un progetto che vedrà luce nel 2014. Cosa si può fare per risolvere il problema degli stadi in Italia, tenendo conto anche del fatto che l'Istituto di Credito Sportivo è commissariato da oltre un anno? Eh sì, ancora che le varie società trovino, no, delle risorse, magari utilizzando anche il calcio mercato in maniera positiva, abbassando quelle che sono le spese e migliorando quindi le proprie potenzialità economiche, in modo tale da poter poi, magari anche con l'aiuto del credito sportivo, qualche volta anche di qualche altro ente pubblico, così creare questi stadi di proprietà che sono di fondamentale importanza. La Juventus è stata bravissima a farla, l'Udinese lo sta facendo, ma purtroppo al di là di quelle che sono poi le contingenze di carattere economico-finanziario, il periodo di crisi sotto gli occhi di tutti, da noi bisognerebbe in qualche maniera anche cercare di eliminare tutte quelle che sono le pastoie burocratiche, i permessi, le varie situazioni di disagio, no? Abbiamo visto per esempio la grottesca situazione che è capitata al Cagliari con quel nuovo stadio lì e tutto quello che è successo, e quindi lì bisognerebbe agire, ma veramente con molta serietà e con la consapevolezza che non possiamo continuare a essere un paese del terzo mondo per quanto riguarda gli stadi di calcio. Servono quindi investimenti oculati e progetti ragionevoli? È chiaro che servono investimenti oculati, è altrettanto chiaro che sai, noi eravamo abituati fin troppo bene, no? Fino a qualche anno fa, l'Italia era considerata un po' dai calciatori di tutto il mondo una specie di Eldorado sportivo e calcistico, tutti venivano volentieri a giocare da noi perché guadagnavano bene, è un paese dove si vive bene, e ora la situazione è un po' cambiata, no? Ci sono altri paesi nei quali i giocatori riescono a trattare degli ingaggi più vantaggiosi, e bisogna anche sottolineare il fatto, insomma, che da noi il campionato è anche caratterizzato da una quantità di nervosismo e di stress che altrove, insomma, è un pochino meno evidente. È un momento difficile, però bisogna riuscire a uscirne e soprattutto con molta oculatezza nella gestione anche economica, anche perché questa storia del fair play, che non si sa bene, insomma, no, quali conseguenze possa avere, ma da qualche parte ha già creato delle situazioni di grande disagio per qualche squadra. Allora, Mazzarri all'Inter, Benitez al Napoli, Allegri clamorosamente riconfermato al Milan. Quale tra queste tre squadre ha secondo lei il progetto tecnico più importante? Ma io penso che per il Milan sia un grosso vantaggio essere riuscito a trattenere Allegri, sia pure dopo questo tiramolla anche abbastanza grottesco, no? Con Berlusconi che sembrava più deciso a mandarlo via, e invece poi grazie ai buoni uffici anche di Galliani, ad Allegri è stato riconosciuto l'ottimo lavoro fatto in questo ultimo campionato che il Milan non ha vinto, ma nel quale è riuscito a strappare una qualificazione per i preliminari della Champions che dopo il pessimo avvio nessuno ipotizzava. Io sono molto curioso di vedere come si legheranno l'Inter e Mazzarri. Mazzarri è un
ottimo allenatore, sanguigno, che riesce sempre a tirar fuori dai propri giocatori il massimo e soprattutto riesce a compattare il gruppo. Per tradizione lo spogliatoio dell'Inter è molto molto difficile. L'unico vantaggio che in partenza ha Mazzarri è che non potrà che fare meglio di quanto ha fatto l'Inter nell'ultimo campionato, però è chiaro che all'Inter vogliono subito dei buoni risultati, è altrettanto chiaro che non è che abbiano così finora fatto dei sondaggi sul mercato tali da lasciare ipotizzare che a Mazzarri vengano dati chissà quali rinforzi, però vedremo come andare, io sono molto curioso. Quanto a Rafa Benitez, è un ottimo tecnico, completamente diverso anche sul piano così degli atteggiamenti, dei comportamenti, della mentalità rispetto a Mazzarri, e quindi bisognerà vedere se la sua pacatezza in qualche maniera risulterà positiva al prospetto della esplosiva tifoseria napoletana. Bisognerà che cominci subito a fare dei buoni risultati, altrimenti potrebbe anche incontrare le stesse difficoltà che ha incontrato così nelle ultime sue esperienze, no? Ricordiamo l'Inter, ricordiamo che anche in Inghilterra, insomma, pur avendo vinto qualcosa, non è mai stato accettato troppo di buon grado dai tifosi. Non è uno che così con i suoi comportamenti riesca a trascinare anche i tifosi, però è molto bravo con i propri giocatori e per un tecnico questa è la cosa più importante. Un'ultima domanda: durante Milan-Roma l'arbitro Rocchi ha sospeso per qualche minuto la gara a causa degli insulti razzisti indirizzati ad alcuni calciatori rossoneri e purtroppo anche durante l'amichevole disputata qualche giorno fa tra Italia e San Marino sono stati intonati dei cori contro napoletani. Qual è secondo lei la decisione giusta da prendere in questi casi? È chiaro che verrebbe fuori voglia di rispondere subito, sospendiamo la partita, mandiamo tutti a casa e via dicendo. È altrettanto chiaro che però anche dei provvedimenti così categorici, no, costituiscono sempre un rischio terribile, non tanto perché questi deficienti che si macchiano di questi comportamenti in qualche maniera non vadano puniti, ma è altrettanto chiaro che proprio dal loro comportamento possano uscire delle conseguenze pesantemente negative per le squadre, per le società che non è che abbiano la grossa responsabilità. Bisognerebbe che in qualche modo la stragrande maggioranza dei tifosi, che sono delle persone normali e via dicendo, in qualche maniera riuscisse a isolare, no, questi gruppuscoli che sono minoritari ma che francamente, insomma, gettano un'ombra davvero molto molto inquietante a proposito del clima che c'è nei nostri stati. E purtroppo sì, la cosa più evidente è proprio quella che si manifesta in atteggiamenti di razzismo. Però anche per il resto, insomma, nei nostri stati c'è un clima di maleducazione, di intolleranza, di violenza verbale che francamente, insomma, in qualche maniera dovremmo cercare di arginare. So che molti ci stanno lavorando addosso e francamente io non è che abbia una ricetta precisa, però in qualche modo bisogna che recuperiamo la capacità di andare allo stadio e di comportarsi nella maniera adeguata, anche se in qualche maniera ci sarà sempre il rischio di questi gruppuscoli che saranno minoritari finché vogliono, ma che sporcano l'intero ambiente. La ringrazio. Buona, saluti e arrivederci, buon lavoro.